la cartina in mano, la apriamo, così vediamo dove ci troviamo in questo momento. Vedete ragazzi che ci troviamo davanti agli uffici dirigenziali, infatti li conosciamo, due palazzini e poi l'altissima cimiera. Colorato d'azzurro in alto il fiume Adda che scorre oltre la fabbrica. Colorato di grigio la fabbrica. Ora, secondo voi perché i Crespi costruirono la loro fabbrica, il loro cotonificio nelle vicinanze del fiume? Per un valido motivo, perché il fiume dava energia a tutti i macchinari della macchina. Poi la lunga linea bianca. Ma potresti fare un attimo mente locale su quello che ci dicevamo l'altro giorno, secondo il rischio industriale, l'elettricità. Ci vede? Allora, questa lunga linea bianca è la via principale del villaggio, questa. Via principale che separa il settore lavorativo da quello abitativo. Poi colorate di rosso sono le case operaie che i Crespi costruirono a fine 800 per ospitare gli operai e le loro famiglie. E le case operaie sono qui attorno a noi. Guardate ragazzi, case costruite a fine 800, guardate come sono. Assolutamente, specifico una cosa, che i Crespi non costruirono la fabbrica per fare beneficenza, la costruirono per guadagnare, certo. Ma avevano un'attenzione verso i loro operai che gran parte dei padroni di fabbrica una volta non l'avevano. Solitamente il padrone si interessava dell'operaio quando era in fabbrica, ma poi fuori dalla fabbrica se tu che sei un operaio vivi in una casa, beh non è affar mio, arrangiati, cercala, hai bisogno del medico, della chiesa, di qualsiasi altro servizio. Mentre i Crespi hanno avuto un atteggiamento ben diverso. E non è un caso che l'UNESCO ha dichiarato gli industriali Crespi industriali illuminati. E poi voi dovete anche sapere che nel 1995 l'UNESCO ha dichiarato Crespi Adda patrimonio dell'umanità. Poi ragioneremo meglio su questa cosa. Diciamo che ci troviamo davanti all'ingresso principale della fabbrica, chiamato l'ingresso cancellari rossi. Infatti vediamo questa bella cancellata in ferro battuto di color rosso. Guardate anche queste due belle palazzine. Vedete come sono eleganti, ricche di decorazioni, care al romanticismo lombardo. In queste palazzine hanno lavorato fino al 2003. Quindi tornare a casa dopo il lavoro e trovare un pezzo di terra da coltivare all'aria aperta serviva anche per rinvigorire il fisico affaticato dalle dure ore di lavoro. E poi soprattutto che cosa ci dà la terra, ragazzi? Cibo. Cibo, certo. E poi già sapete che gran parte degli operai che lavoravano in fabbrica prima erano i contadini che lavoravano le terre. Quindi per loro tornare a casa dopo una dura giornata di lavoro e trovare un pezzo di terra da coltivare era anche un ritorno alle origini. Però per loro era piacevole, non perdere il contatto con la terra era piacevole, certo, adesso nessuno di noi avrebbe voglia dopo 12 ore di lavoro mettersi lì a coltivare l'orto, ma una volta era anche necessario, voglio dire, non era solo... Oltre all'orticello c'era la legnaia, il pollaio e la latrina. Perché la latrina? Perché a fine 800 non esistevano i servizi igienici nelle case, non c'erano, quindi c'era una turca distante dalla casa, un lavandino. Poi con gli anni sono stati introdotti i bagni nelle case, ci mantenete, poi vi farò vedere quali sono. E sicuramente avete notato che le proprietà sono divise da recinzioni molto basse. Infatti recinzioni così basse non se ne vedono in Italia. Infatti Crespi è un'indicazione del villaggio operaio che si vede in Inghilterra. I Crespi erano industriali molto, vivevano fra di loro sul pianerottolo, i ragazzi erano un casino come sempre, eh?
quindi capite che il riposo del lavoratore veniva così messo in prova. Silvia convince il padre ad abbandonare questo tipo di abitazioni in favore delle case private, che ovviamente erano più costose, però avevano il pregio di dividere meglio gli spazi tra le famiglie e garantivano una buona pace sociale e quiete domestica. Oltre ai palazzotti, Cristoforo fece costruire l'albergo, lo vedete quell'edificio bianco? Costruito per ospitare i tecnici inglesi, che avevano il compito di mettere in funzione i macchinari della fabbrica che arrivavano dall'Inghilterra e per ospitare gli eventuali clienti della fabbrica. Sia l'ex albergo che i palazzotti sono abitati. Adesso andiamo a vedere quella che era la residenza estiva della famiglia Crespi. Ma scusa, una domanda, signora. Prego. La produttività della fabbrica, sì, è una curiosità rispetto a altre fabbriche in cui non ci fossero tutte queste agevolazioni per gli operai, c'è che l'altro anno uguale. Cioè effettivamente gli operai producevano di più, vuole anche perché i macchinari della fabbrica erano macchinari moderni. No, io pensavo parità di condizioni. Assolutamente sì, perché il lavoratore, l'operaio scontento in fabbrica o il suo posto di lavoro non rende, non lavora con voglia, con disciplina. Capite? Yeah. Principalmente si occupavano della scuola elementare e della scuola materna, quindi la scuola era affidata loro. Ecco il ritratto della moglie di Cristoforo ed ecco la foto della vediamo questa signora, la signora molto raffinata. Allora, Cristoforo era un industriale, ma anche un uomo di cultura e collezionista d'arte. Figlio industriale non sono. Niente, alcuni di suoi incarichi, quindi per farvi capire la famiglia Crespi nel fine Ottocento com'era importante. Ora Silvio promosse la costruzione dell'autostrada Milano-Lagno, questo negli anni 20, la prima autostrada in Italia. Era anche presidente dell'ACI, sapete come era? Era anche appassionato di documentale, movimento artistico del 1400-1500, quindi perché costruire una chiesa in questi stili a fine Ottocento? Ovviamente c'è la spiegazione. La chiesa è la replica della chiesa davvero rinascimentale che c'è avuto a Arsizio, paese d'origine dei Crespi. Probabilmente i Crespi, riconoscenti del suo paese dove erano nati, hanno voluto costruire uguale. La chiesa è nata come luogo di preghiera privato dei Crespi, però la mettevano a disposizione agli operai e alle loro famiglie, per loro era una comodità. Così non dovevano sprecare tempo e energie per andare a pregare in un'altra chiesa. La chiesa è dedicata al Santissimo Nome di Maria, in questa chiesa si celebrano appunto le funzioni come in qualsiasi altra chiesa. Mi spiace che non possiamo entrare perché quando piove la persona che si occupa della pulizia della chiesa la tiene chiusa, però vi garantisco che è davvero molto bella. Giallo ocra. Le case furono poi ridipinte dalla Sti, la proprietaria del villaggio dopo i Crespi. Siamo a fine anni 30, inizio anni 40, epoca fascista. Che cosa fecero questi proprietari? Fecero colorare le case di rosso, di verde, con le modanature bianche. Si dice questo per un richiamo alla bandiera nazionale. Ma che cosa fecero questi proprietari per dare un aspetto rigoroso, essenziale alle case, come era tipico dell'epoca fascista? Guardate, fecero togliere i marcapiani, si vede ancora il segno. Sapete cosa sono i marcapiani, ragazzi? Guardate, dopo lavoro li vedete. I marcapiani sono le fasce dei mattoni che separano i piani. E fecero anche togliere le decorazioni in cotto sotto il tetto. E in quegli anni questi proprietari chiamarono il villaggio più praticamente lo chiamarono Festiglia,
c'era anche una rivista che circolava nel villaggio con lo stesso nome. Poi, con la caduta del regime fascista, il villaggio tornò a chiamarsi Prescidacca. Durante l'estate i crespesi utilizzano l'acqua industriale per bagnare gli occhi giardini. Poi dovete sapere che durante l'inverno i crespi si tenevano in contatto, quando ero a Milano, con la fabbrica tramite la linea telefonica lungo raggio, che poi fu assorbita dallo Stato. Infatti ragazzi, i crespi è provincia di Bergamo, dal prefisso telefonico non c'era più, la linea è rimasta prima. Ora ragazzi, con la palatina gialla c'erano le docce pubbliche. Simbolo della stella 8 punte. Non è un simbolo, è una decorazione, non è un simbolo. Ah. Vedete ragazzi che i capannoni sono ingentiliti da finte porte, da finte finestre, da tantissime decorazioni in cotto. Voi immaginateli quei capannoni senza quelle decorazioni. Ovviamente non sarebbero così piacevoli da guardare. Immaginateli tutti grigi. Quindi i crespi potevano anche evitare di spendere soldi per applicare quelle decorazioni. Ma come ho già detto all'inizio, i crespi non solo volevano una fabbrica funzionale, ma anche bella da vedere. Ok, andiamo di qua.